11 apparecchi e le acrobazie di un nostro caccia e una nostra mitragliatrice che gli spara contro. I mitragliamenti degli apparecchi nemici, i camion non bruciati sulla litorale nord. L'apparecchio inglese trovato appunto da me. Pure pausa, si registra, vedi? Ok. Buonasera, buonasera a tutti i presenti, a cui do il benvenuto. In particolare porgo i saluti alla dottoressa Simona Manca, vicepresidente della provincia di Lecce, al signor sindaco del comune del Gagliano del Campo, dottor Antonio Cuccarello, al signor assessore alla cultura, dottor Riccardo Monteduro, al signor assessore all'ambiente, dottor Sandrino Ciardo. Do il benvenuto anche alla dottoressa Regina Paradiso, responsabile della biblioteca comunale, e al maestro di pianoforte e canto, la dottoressa Maria Fino. Saluto in particolare la famiglia Borrello, che ci ha onorato della sua presenza, e ai signori relatori che hanno modo di conoscere fra poco, il professor Mario Spericato dell'Università del Salento, il dottor Antonio Cataldi dell'Università di Roma III, il professor Giuseppe Caramuccio della Società di Storia Patria di Lecce. Un benvenuto anche a coloro che interverranno nella serata, in particolare il dottor Donato Renna del Circolo Culturale Galileo Galilei di Trepuzzi, la professoressa Anna Maria Serra, collega di Francesco Borrello. Un caro saluto a quanti questa sera vorranno offrire un ricordo e un pensiero alla memoria di Francesco Borrello e a quanti non da ultimi sono convenuti qui anche da molto lontano. Un grazie a voi tutti ancora benvenuti. È con piacere che ho l'onore di moderare la presentazione del libro Memorie di guerra, diario e lettere di Francesco Borrello a cura del figlio Piero Borrello. Questo evento ha due significati: da un lato il racconto delle vicissitudini umane e belliche di Francesco Borrello impegnato nella guerra d'Africa nel secolo scorso e su cui ci verrà riferito egregiamente dagli illustri relatori qui presenti. Dall'altro lato però questo volume è la testimonianza di affetto e di gratitudine di un figlio verso il padre e direi dell'intera famiglia Borrello verso la sua persona. Gesto che questa sera si estende a tutta la comunità di Gagliano del Capo e non solo. Possiamo dire oggi che si realizza il sogno di Piero Borrello di vedere rinnovarsi la straordinaria solidarietà che il padre Francesco nella sua intensa attività civile e professionale aveva creato attorno a sé. Ma oggi noi assistiamo a qualcosa di ancora più grande, il fatto che la memoria non muore, che ogni uomo continua a dialogare col mondo della vita al di là del proprio tempo, perché memoria significa non solo racconto, ma soprattutto ricerca della verità su se stessi, sul mondo e su Dio. Scrivere e generare senso non significa solo sopravvivere all'oblio del tempo, ma ripresentarsi all'appello della storia, riproporsi nell'arena delle idee. Perciò significa non uscirne mai. Oggi siamo qui insieme per conoscere, condividere e ricordare la persona di Francesco Borrello, che attraverso i suoi scritti ha saputo donarci la lezione che io ritengo più importante, quella della speranza, quella della responsabilità di fronte alla storia e la forza di ricominciare. La scrittura è emersione dalla storia ed è immersione nella vita, è uscita dalla barbarie, è progetto per il futuro. E di tutto questo va la nostra riconoscenza a Piero Borrello, che ha voluto la pubblicazione di questo volume e che ci consente questa sera di condividere la storia del padre, storia tanto ordinaria perché comune a tanti nostri connazionali impegnati sui fronti di guerra, quanto straordinaria perché vissuta dal signor Francesco Borrello nella prospettiva del riscatto dell'uomo dalle sue miserie e nella fede cristiana in un Dio che non abbandona mai e che sempre permette di ricominciare una nuova storia. Grazie a tutti voi, grazie Piero Borrello.
Adesso, prima di dare i saluti, la possibilità di porgere un pensiero ai nostri graditi ospiti, vorrei fare una breve biografia di Francesco Cotrello, che ho concordato con Piero. Francesco Cotrello nasce il 18 dicembre di 1913 a Barbarano del Capo, frazione di Murciano di Leuca, da Vito e Filomena Lecci. Da subito emergono le sue doti intellettuali e umane e viene accompagnato negli studi dalla sapiente maestria di Bruna Piovani e supportato dallo zio Don Vito Lecci. Per questo riesce a concludere gli studi superiori a Firenze, dove nel 1936 si diploma al liceo artistico e nello stesso anno si iscrive alla facoltà di architettura. Nella stessa città cerca di mantenersi con borse di studio, lavorando per gravare il meno possibile sulla sua famiglia. Nel 1938 viene chiamato all'obbligo militare e frequenta il corso degli ufficiali di Pavia, e sono gli anni che tutti noi conosciamo poi dell'approssimarsi dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Il 15 settembre, infatti, Francesco Cotrello, il 15 settembre del 1939, parte per la Libia con il 204° battaglione misto del Genio. Dall'11 giugno al 10 dicembre del 1940 partecipa alle operazioni di guerra svoltesi in Africa settentrionale, soprattutto in Libia e in Egitto. Purtroppo il 10 dicembre del 1940 cade prigioniero dell'armata inglese a Sidi Barrani in Egitto e viene portato nel campo di concentramento di Geneva in Egitto, dove rimane per una ventina di giorni. Dal gennaio del 1941 fu trasferito nel campo di concentramento di Bombay in India e dove dal 1941 al 1942 cambia più volte campi di prigionia finché non si stabilisce nel campo di concentramento di Yol. A Yol, sempre in India, alle pendici dell'Himalaya, rimarrà dall'aprile del 1942 all'aprile del 1946, quando farà ritorno in patria con la fine delle ostilità. Gli viene conferita la croce al merito di guerra e la concessione della campagna di guerra del 1940. Nel 1952 si laurea in architettura a Firenze, dal 1953 esercita la professione di architetto e fa parte della commissione edilizia del comune di Galliano del Capo. Realizza l'ospedale, la scuola media, il mercato coperto, la caserma dei carabinieri e numerose civili abitazioni. Nel 1954 muore lo zio Don Vito Lecci, dal 1959 al 1962 insegna disegno geometrico e architettura presso l'Istituto Statale d'Arte di Lecce. Dal 62 al 67 insegna disegno geometrico, prospettiva ed architettura al liceo artistico di Lecce. Nel 63 si sposa con Silvana Muscatello, da cui ha 5 figli. Dal 68 al 77 ricopre la carica di ispettore onorario ai monumenti, le antichità, le opere d'arte per i comuni di Galliano del Capo, Castigliano del Capo e frazione di Marina di Leuca. Viene spesso chiamato a esprimere il suo giudizio su molte questioni, è giudice popolare presso la Corte di Assise e di Appello di Lecce, riceve tra l'altro merito da questi suoi impegni ed è membro in commissioni edilizie. Purtroppo il 5 maggio del 77, all'età di 63 anni, dopo l'intervento chirurgico, non si risveglierà mai più. Cessa così la sua vita fatta di opere di bene per gli altri, trascurando spesso se stesso, e ai funerali parteciperanno migliaia di persone. Io vorrei che poi alla fine Piero possa dirci qualcosa sulle sue qualità, sul ricordo che ha del padre. Io ora lascio la parola al vicepresidente della provincia, dottoressa Simona Manca. Grazie. Intervenuti. Un abbraccio alla responsabile della
della biblioteca a Lumicino Paradiso. So che questa, questo piccolo paese, che quasi al culmine del nostro Tacco, è un paese vivo culturalmente ed è vivo culturalmente anche e soprattutto per l'attività di questa biblioteca, perché un giorno sì, un giorno no, mi arrivano inviti da parte del sindaco, della dottoressa Paradiso, e questo è importante. Dicevo prima a Luigina, lì dove ci sono i libri c'è sempre un grande successo di pubblico, e dove si presenta un libro e così c'è sempre tanta gente. Quindi andiamo avanti così, cerchiamo di favorire una cultura del libro e della lettura, di educare i nostri ragazzi, i nostri bambini a leggere sin da piccolissimi, e in questo progetto di educazione devono rientrare serate appunto come questa di presentazione dei libri. Con il sindaco siamo stati spesso partner della mostre a Palazzo Gargasole, quindi vuol dire che è una città in movimento, una città viva culturalmente, e se viva culturalmente è una città viva. Che io fossi qui questa sera. Quando è venuto a trovarmi con il suo garbo, la sua gentilezza, ci ha messo pochissimo per convincermi a venire, nonostante purtroppo sia una serata piena di impegni, quindi non possa rimanere moltissimo. Però ci tenevo ad esserci. Mi ha appena prima parlato di suo padre, e quindi questa personalità mi ha già conquistato con le sue parole, ma una personalità della quale ho avuto poi conferma leggendo questo bellissimo libro. Qui a Gagliano siete circondati di opere di Piero Morrello, tutto ricorda, penso, l'architetto, no? Però non solo, evidentemente qui non solo, non era solo un architetto, perché da questo libro si legge molto di più del suo animo. Io normalmente, il professore Spiticato lo sa, ci incrociamo spesso nella presentazione dei libri, cerco di parlare a ragazzi giovanissimi dei libri di storia che raccontano, i libri che raccontano la storia in ogni forma, perché penso che ciascuno di noi, sin da bambino, debba essere educato ad amarla, a conoscerla la storia, perché solo conoscendo, come c'è scritto peraltro qui in questa bellissima prefazione, la nostra storia, noi riusciamo a capire bene il presente e a guardare il futuro. Solo davvero conoscendo ogni aspetto della nostra identità, non solo salentina, ma della nostra storia nazionale e internazionale, noi riusciamo davvero ad avere consapevolezza di ciò che siamo oggi, di chi siamo oggi, di che uomini rappresentiamo e di dove vogliamo andare. Ma questo è un libro particolare, perché non è un libro nel quale noi in qualche modo rileggiamo una storia che ci sembra lontanissima, ma che invece è praticamente vicinissima. Oggi i ragazzi, soprattutto anche quelli della mia età, ma immaginiamoci i liceali, quando sentono parlare di guerra la vedono ovviamente come qualcosa di lontanissimo, qualcosa che non potrebbe mai risuccedere, riaccadere, perché non l'hanno vissuta, non ne hanno sentito parlare. Ormai quanti sono ancora viventi i nonni che parlano della guerra? Praticamente nessuno. Quindi è bello perché si parla della guerra, perché ci fa rivivere la guerra, e non pensiamo che la guerra poi sia così tanto lontana. Il nostro pontefice ieri ci ha invitato tutti a riflettere su quanto invece può essere vicina, su come noi che siamo vissuti sempre in democrazia, in uno Stato democratico, invece potremmo, se solo venissimo coinvolti in questa guerra in cui è protagonista la Siria e il generale Medio Oriente, di come potremmo trovarci in guerra da un momento all'altro. Grazie, buonasera a tutti, un saluto alla vicepresidente Simona Manca, che ha voluto essere qui con noi questa sera, a tutti gli altri autorevolissimi relatori, ma un saluto e un ringraziamento alla famiglia e a Piero Morrello per questa iniziativa editoriale che ci mette
tutti nella condizione, come diceva Simona Manca, di condividere la storia di un uomo, l'esperienza di un uomo. Un uomo che ha permeato la vita cittadina e sociale di Gagliano negli anni 50, praticamente dal suo rientro dopo tanti anni di prigionia fino alla morte del tutto, come dire, inaspettata. Io ero un ragazzino, ricordo la tristezza di papà, col quale condividevo una sincera amicizia, quando seppe la notizia. E tra l'altro, oltre che un rapporto di amicizia, si avvalse delle doti professionali, perché tra le tante civili abitazioni che l'architetto Borrello in quel periodo fece a Gagliano, curò anche la casa paterna. Quindi un uomo che si è speso tanto. Io sinceramente non conoscevo l'aspetto della prigionia. Ringrazio Piero perché mi ha fatto dono del libro e l'ho letto subito, perché mi ha incuriosito. E lì emerge il profondo legame di quest'uomo nella sua terra. Nella corrispondenza che nella stragrande maggioranza dei casi lui intrattiene con suo zio, con Don Vito Lecci, mi ha colpito il fatto che lo dice: salutami Miniciato, rassicura il figlio della barona che sta bene. E quindi qui denota proprio di un uomo che era profondamente legato alle sue radici, e di un uomo che era pervaso da un assoluto rigore morale. Ad una sollecitazione, una lettera dello zio, dice: sei ancora studente? Lui risponde dicendo: io sono venuto a compiere il mio dovere di soldato, non ho fatto come tanti altri, e forse ne avrebbe avuto l'opportunità di sviare la chiamata alle armi, come ci sono tanti giovani commilitoni che sono nelle mie stesse condizioni, e quindi ho preferito prestare il mio servizio, come giusto che fosse, anziché barare e non essere qui. Rigore morale, ma anche un uomo dotato di un grande ottimismo. Un altro passo che mi ha colpito, quando dice: non pensare al futuro, rivolto al suo zio, perché non sarà peggiore del presente. Quindi, come dicevi tu, si muove un uomo con una prospettiva anche ottimistica, no? Nonostante il particolare momento che viveva in questo campo di prigionia a valle del monte, della catena dell'Himalaya. Quindi un uomo che ha saputo interpretare al meglio sia l'aspetto professionale, un uomo che ha saputo interpretare al meglio l'aspetto di padre. E io ricordo che Roberto, qui presente, coetaneo di mio fratello, molto spesso eravamo a casa sua da piccoli, un uomo che era particolarmente gioviale anche con i rapporti umani, con gli amici dei suoi figli, e un uomo che ha saputo anche essere parte viva e partecipa, come dicevo prima, della vita sociale, della vita cittadina, della vita di Gagliano del Capo in quei frangenti. Grazie Piero perché ci ha dato questa opportunità. È veramente un piacere non riscoprire, ma fare esercizio di memoria, come sottolineava la vicepresidente, perché questo ci aiuta a saper leggere ciò che è stato nel passato, ma soprattutto a fare tesoro delle cose belle interpretate da personaggi come tuo padre, perché in questo modo si riesce a costruire una prospettiva del futuro, come diceva lui, con più fiducia e con più speranza.
La speranza è quella appunto che la sua vita, le sue vicissitudini possano essere di esempio, possono essere di testimonianza per tutti noi gaglianesi, ma non soltanto per noi gaglianesi, perché Ciccio Bavello, da quello che io ricordo, era stimato, amato e apprezzato anche fuori Gagliano. Grazie Piero. Ho ricevuto cenno dalla nostra vicepresidente che è impellente, impegni la chiamano altrove, per presentare oggi a livello istituzionale e culturale, grazie per questo. Io devo subito dire che sono orgoglioso di questa serata, innanzitutto per l'importanza del tema e della vicenda umana. E orgoglioso per la nutrita partecipazione che vedo, per la qualità degli ospiti, dei relatori e delle rappresentanze istituzionali. E devo dire che ero commovente, è stato commovente quando mi proponevo di parlare di questo progetto, perché in Piero si vedeva l'assoluta volontà di rendere il giusto onore a un padre a cui credo diciamo, sia di un affetto incommensurabile. Lo vedo commosso anche ora, ma lo posso capire. Io non ho avuto l'opportunità di conoscere l'architetto Bordello per più ragioni anagrafiche, ne ho conosciuto, però sicuramente lo spessore attraverso le figure di un libro, ma parlando con la gente mi rendo conto che l'architetto Bordello lasciava a Gagliano un ricordo indelebile nel cuore, oltre che un segno tangibile attraverso tutte le opere che ancora diciamo, sono presenti nel nostro centro. E io voglio dire, ovviamente l'8 settembre è stato scelto come una data simbolica, voluta soprattutto dal professore Cucuraghi, e il giorno in cui Badoglio fece il programma dell'armistizio, l'8 settembre 1943, che segna uno degli eventi più controversi e probabilmente della storia della nazione, un evento i cui effetti ancora oggi, al di là di quegli effetti che sono poi corroborati da elementi oggettivi ed innegabili, non ha ancora un punto di incontro nella storiografia. Siamo un po' stretti, vuol dire che la serata si presenta con l'interesse. Sono contenta di vedere tutto questo pubblico, soprattutto di aver partecipato, molto contenta di presentare il libro di Piero Borrello, che sin dall'inizio si è presentato con molto garbo e con molto interesse, con la volontà di offrire a Gagliano un altro pezzo di storia. Quindi nella mia biblioteca, nella biblioteca di Gagliano del Cavo, ci sarà anche il tuo libro, che io suggerirò a molti studenti perché ne facciano lettura, perché la storia, come diceva Simona Manca, siamo noi, siamo quello che siamo stati e quelli che diventeremo col tempo, dobbiamo sempre prendere esempio. E le lettere di tuo padre sono straordinarie, non è la lettera sterile, ma la lettera che offre molto dell'umanità di un uomo prigioniero e lontano dalla sua patria. Anche nel semplice saluto io ho visto la sua grande umanità, la sua grande intelligenza. Quando dice ti abbraccio o quando dice ciao, salutami, le sorelle, le signorine Pirelli, in quelle due parole, salutami, le sorelle Pirelli, hanno un significato. È come se le sorelle Pirelli lo avvicinassero alla sua casa. Ho fatto lettura intensa di tutto quello che lui ha scritto. E ti ringraziamo perché ci hai dato un altro pezzo di storia. Ho scritto un mio pensiero che ho voglia di leggervi. Vi rubo 5 minuti.
senza entrare nella storia naturalmente, perché è sempre un fatto. Un saluto per unirmi al ricordo di ciò che oggi commemoriamo in questa serata così particolare, 70 anni dall'armistizio, 8 settembre 43. Dall'inizio della catastrofe e contemporaneamente della resurrezione delle coscienze che finalmente si liberano da un'ideologia, e non me ne vogliono, che teneva stretta in una morsa la libertà delle menti. La presentazione del libro di Borrello Figlio, Memorie di guerra, che dopo aver con cura e dedizione raccolto le lettere di suo padre, combattente nella seconda guerra mondiale, le pubblica e stasera le dona a noi presenti. Lui donerà a noi i libri pubblicati. Ogni lettera, ogni immagine fotografica pubblicata in questo volume esprimono per intero l'atmosfera del periodo così travagliato, intenso e sofferente per tanti e tanti uomini che la guerra la vissero in terra straniera. Io sono figlia di uno di questi uomini, lontani dai loro cari e con l'angoscia del non rientro. Le lettere di Francesco Borrello rappresentano, come perle rare, la testimonianza diretta della sofferenza e tracciano in modo quasi metodico come a non voler tralasciare nulla ciò che accade intorno a sé nel periodo che va dal 39 al 46. E nonostante gli impedimenti riescono, queste lettere, come uccelli migratori a raggiungere la destinazione anche dopo mesi o intere stagioni. Oggi con internet raggiungiamo tutti in un secondo. Mentre Francesco aspettava, la sua mente si intrecciava alla speranza di un futuro e lo faceva chiedendo al suo caro zio, padre adottivo, i libri di matematica e di scienze delle costruzioni. E precisava, Zanichelli editore. E come gli scrive, mentre vive la prigionia in India, un mondo sconvolto, viveva un mondo sconvolto. Due sole parole per incidere a fuoco il dolore e quasi a liberarsi da esso, progetta e non si lascia ingoiare dalla disperazione. Un giovane che ha a cuore i suoi studi di architettura e si aggrappa alla gioia di un futuro che sente lontano e forse improbabile, ma che lo tiene al sicuro dalle sofferenze, e lo fa, scrivendo allo zio il filo affettivo che lo lega alla vita, alla sua patria, al futuro. Lettere che informano, che danno spazio per intravedere spicchi di storia vissuta a chi della ricerca ne fa tesoro in ogni virgola, in ogni suo respiro scritto. Un sentito grazie dunque a Francesco Borrello e ai tanti altri uomini testimoni di una guerra terribile che hanno avuto la serenità d'animo per sopravvivere e a chi come Piero Figlio sa cogliere la storia e regalarla al presente. Grazie, grazie Piero e grazie a tutti per essere. Storia contemporanea dell'Università di Roma 3, all'attivo la pubblicazione con l'editrice Vaticana sulle stanze del Palazzo Apostolico ed è anche è alle spalle anche numerosi contributi sulla storia dell'Africa. Ci aprirà con l'introduzione sulla storia coloniale dell'Africa italiana anche relativamente al periodo in cui si colloca la vicenda bellica di Francesco Borrello. Prego. Anch'io mi unisco a questo ringraziamento a Piero Borrello, questo libro, al professor Cucurati per come promuove la nostra terra salentina e eventi culturali. Il signor Sindaco prima faceva riferimento, ha fatto un bel esercizio di memoria, diceva, no? Bene amici, riguardo adesso io farò un po' un'introduzione storica, spero di non tediarvi, su quello che è stato il colonialismo italiano, certo in breve. Bene, diciamo subito una cosa amici, rispetto ad altri paesi, l'Italia, il nostro paese, ancora fa fatica a fare una sintesi storica di quello che fu
il colonialismo italiano, ad analizzare, a guardare serenamente, se così si può dire, serenamente riguardo a una complessa operazione di guerresca protratta per decenni. Perché? Perché tante volte si carica questo periodo di tutta una serie di valenze ideologico-politiche, diceva prima il signor Assessore. Per cui, ecco, rispetto ad altri paesi siamo ancora un po' in ritardo. Ecco, diciamo poi pure un'altra cosa, che al di là adesso del regime particolare che porta avanti il discorso coloniale, tutti i regimi italiani che promossero le campagne coloniali si sono distinte, distinte per come hanno usato, strumentalizzato storie di semplici soldati, umili coloni, come nel caso della felice memoria di Francesco Fornello, per portare avanti, per giustificare le proprie azioni aggressive nei confronti di questi paesi. E proprio in questo uso strumentale risiede un po' il, in un certo senso, quel mito che ha accompagnato spesso, per decenni, il pensiero sui coloni italiani in Africa. Quasi che i coloni italiani in Africa, i soldati italiani in Africa, avessero qualcosa di speciale, di particolare rispetto ad altri coloni. Quindi questi regimi hanno usato spesso questa gente in buona fede, gente che, ripeto, andava a fare il proprio dovere per portare avanti una serie di cose. Moltissimi di loro, come nel caso di Francesco Porrello, poi hanno avuto l'esperienza della prigionia, e di questo sentiremo ancora. Però adesso cercherò di darvi un po' un quadro di questo colonialismo. E diciamo subito che sin dal governo di Francesco Crispi si andò formando la convinzione che le guerre di espansione coloniale in Africa orientale rappresentavano quasi un necessario completamento del lungo processo risorgimentale di unificazione politica della nazione italiana. Quindi, a differenza di altri paesi, l'Italia, che avevano paesi colonialisti, parlo, l'Italia era l'unico paese che ancora non aveva completato tutto un laboriosissimo processo di unificazione, ebbene si imbarcava in queste complesse e difficili operazioni di guerra, di conquista. Anzi, vedeva in queste operazioni di conquista un completamento del proprio essere nazione. Ad esempio, in rispetto ad altri paesi come Francia, Germania, Gran Bretagna, non c'è paragone quando noi analizziamo tutta quella simbologia, tutte quelle, diciamo, quasi a livello di uso popolare, appunto, no? Le canzoni, i racconti dei coloni, non c'è, potremmo dire, per certi versi quasi paragone rispetto ad altre esperienze coloniali. Ebbene, quindi l'ultimo paese europeo, dicevo, che in ordine di tempo va ad occupare quello che era rimasto in Africa. Guarda solo se è acceso. Dico quello che era rimasto. Non toccare niente, lascia solo. Guarda solo se è acceso. Era già stato senza toccare niente. La conferenza di Berlino del 1885 sancisce da proprio sigillo alla spartizione già avvenuta dall'Africa, soprattutto dopo la Francia e Gran Bretagna e poi il Portogallo. Quindi l'Italia, che vuole partecipare, ha a che fare con quelle poche terre rimaste. E di che parliamo? Del Corno d'Africa, cosiddetta Africa orientale. Per potersi accaparrare quindi quelle terre, l'Italia intraprese delle campagne militari assai onerose, non solo dal punto di vista economico, ma ancora più per le perdite umane che avrebbe subito. E ciò prima ancora che per una serie di errori di tattica militare, che spesso si vede fino ad oggi nei manuali di storia, troviamo scritto: ah, l'Italia ha perso in Africa perché era impreparata militarmente. Questo è solo un aspetto. Il problema è che l'Italia, andando in Africa orientale, ebbe a che fare con l'esercito del Negus Menelik II, che era l'ultimo della parte, ma l'unico grande esercito organizzato per tutta l'Africa. Per cui non è che andava a trovare quattro selvaggi con le lancette, capite? Questo c'era più di 100.000 uomini, Menelik II.
un esercito che nel giro di 15 anni, aveva espanso territorialmente l'Abissinia a quella che è oggi l'attuale Etiopia. Sono due cose diverse, diciamo, l'Abissinia e l'Etiopia, come una sta dentro l'altra. Nel giro di 10 anni questo esercito di Menelik II è in grado di sbaragliare una trentina di eserciti di stati vassalli, di litro, eccetera, eccetera, quindi nasce l'impero etiopico. Quindi con questo hanno a che fare gli italiani, capite? Non come esplicativamente è stato definito il complesso di Adua, che per certi versi si è portato fino a oggi, perché ancora oggi gli italiani nelle missioni internazionali, in questi casi non so se ci fate caso, no? Devono sempre dimostrare ai nostri soldati di essere affidabili, bravi, che sanno usare le armi. Guardate che un po' per certi versi una genesi di questo cosiddetto complesso viene da Stefano Fasati. Questo complesso, l'onta di Adua, lavare la vergogna di Adua, lavare la vergogna di Dovali, cosa che verrà strumentalizzata tantissimo ad esempio dal regime di Mussolini fascista, no? Lavare l'onta di Adua. E però, ripeto, sono andati proprio a sfuriare di Napoli, l'unico stato, diciamo, organizzato che c'era in Africa, gli italiani. Non è perché c'è una particolare incapacità, ci sarà pure stata questa disorganizzazione, ma diciamo pure questo, sono andati a tentare di occupare uno stato antichissimo, l'Etiopia, tra l'altro pure cristiano. In Abissinia, ma anche negli altri due soli paesi, allora governati dagli stessi neri, la Repubblica di Liberia nell'Africa occidentale e la Repubblica di Elimi, le Grandi Antille e dei Caraibi, questa disfatta dei bianchi italiani ad Adua, eppure dopo ad Opani, ad opera dell'esercito di Sino Etiope, apriva per quelle popolazioni degli scenari assolutamente inediti, innanzitutto dal punto di vista psicoemotivo, cadeva un tabù, l'uomo bianco si può vincere. L'uomo bianco si può vincere. Certo, in Europa tutto questo diventa una barzelletta. Ah, sti italiani, non sono buoni a combattere. In Italia però, dopo la prima fase traumatica, queste disfatte finirono per rafforzare e consolidare le spinte nazionaliste ed imperialiste, con l'estendersi di un convincimento collettivo che mirava ad ottenere soddisfazione delle gravi situazioni subite in Africa orientale. A conforto del sogno imperialista, comunque nel 1890 l'Italia era riuscita ad ottenere una prima colonia, la colonia primigenia dell'Eritrea, cosiddetta, quindi nasce la colonia dell'Eritrea. Ma gli italiani però volevano arrivare al centro, al cuore della Messina. Ma comunque, per quello che vi ho detto prima, ciò non fu possibile e nel giro di alcuni anni l'obiettivo si sposta. Lavare l'onta di Adua diventa adesso cercare di prendere la Tripolitania e Cirenaica, allora appartenenti all'ormai decadente Impero Ottomano. Nella visione dell'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Giovanni Giolitti e del Ministro San Giuliano, le regioni libiche, come la nuova terra promessa d'Italia, sarebbero servite ad estendere e completare la patria. E seppure si trattava di regioni prevalentemente desertiche, si potevano comunque colonizzare nei loro territori più costieri, più pianti di quelle moltitudini di poveri contadini e proletari che non avevano tentato la via dell'emigrazione spontanea e che costituivano quasi un incubo per le oligarchie italiane, perché temevano che se lasciati in Italia prima o poi questi sarebbero divenuti preda di agitatori politici. E così il 29 settembre del 1911 l'Italia dichiara guerra all'impero turco ottomano con l'obiettivo di occupare la Tripolitania e la Cirenaica. Il conflitto, che si sarebbe protratto per 13 mesi, e vi ricordate la canzone di Tripoli per Sol d'Amore, non mi pare che la cantava pure Claudio Villa. Ma anche qui l'Italia si scontra traumaticamente con la resistenza, in questo caso dei libici e dei libici. Dopo neanche un mese e mezzo, a Sharashat, vengono uccisi circa 380 tra soldati ufficiali massacrati. Questo nuovo episodio ripropone l'incubo precedente dell'Africa orientale. E la reazione dei comandi italiani qui sconnessa e furibonda. Per diversi giorni vengono fucilati, impiccati, diverse migliaia di libici. Questa, amici, probabilmente per molti di voi, forse è la prima volta che sentite, perché appunto nell'opinione, diciamo, media del nostro popolo,
non sono cose che ho scoperto io, diciamo, anche se faccio qui riferimento a studi anche recenti, no? Però ecco, non sono ancora passate, no? Per quello che vi ho detto all'inizio. E il Presidente del Consiglio, Giovanni Giolitti, ordinò la deportazione d'Italia di altre migliaia di libici. 2976 libici furono, non solo maschi, uomini, donne, bambini, neonati, deportati a Ponza, a Ustica, a Favignana e alle sorprendenti. Pensate che quando adesso le prendi, questi campi di concentramento furono preparati in fretta e furia, caverne, furono predisposte anche delle caverne perché non avevano i luoghi. E quando arrivavano, e poi queste deportazioni venivano di notte, perché il giorno dice no, il buon nome dell'Italia non si può, no? Mettere la verità. Allora di notte, i trasporti di notte, arrivavano in Italia di notte, il divieto assoluto fatto ai giornalisti di avvicinarsi ai campi di raccolta in Libia e ai campi di accoglienza in Italia. C'è una lettera che è stata trovata qualche anno fa dei tremitesi, abitanti delle isole Tremiti, che pregano, scongiurano i giuritti di togliere questo campo di questi miserabili libici, perché ci portano morte, malattie. I cadaveri venivano buttati in acqua e si decomponevano lungo le coste delle isole. C'è da dire che la povera gente sempre, no? Non dalle oligarchie, ma dalla povera gente sono venuti anche degli esempi straordinari di aiuto di questi poveracci, sapete? Anche da parte di alcuni carcerieri italiani, altri gli rubavano il vitto, sapete? Hanno fatto un po' di fame, tanto che mandò il governo ad un commissario, un certo Rodolfo Lutrario, che scoprì che si fregavano le gallette in via dei Libici. Col passare degli anni il regime fascista usò questi campi di detenzione per i notabili libici, perché aveva l'intento di portare, diciamo, alla propria opinione, che accettassero l'autorità italiana in Libia, quindi diventavano a volte anche vere e proprie dirigenture degli abusi. Certi capi libici hanno avuto stipendi alti da parte del governo italiano, con tanto le macchine, con libertà di movimento, perché volevano ingraziarseli, no? Quelli che non avevano, quelli che Graziani, Badoglio e De Bono non impiccarono però in Libia, perché ne hanno impiccati tantissimi. E a un certo punto però non si viene a capo di questa resistenza libica. Mussolini, credendo che la politica del rigore avrebbe avuto la meglio, non si viene a capo. Allora lui nomina Federzoni ministro delle colonie e Giuseppe Volpi di Misurata governatore della Tripolitania, con l'obiettivo di sradicare questa resistenza. I due però che fanno? Rafforzano le operazioni di repressione militare. E nei 5 anni dell'amministrazione dei Volpi di Misurata, le terre confiscate agli indigeni, perché poi l'obiettivo, no, di Mussolini era quello di dare ai nostri contadini, no? Quindi il demanio libico passò, la confisca passò da un'originaria disponibilità di 3.600 ettari a 68.000 ettari confiscati ai libici. Tenete presente che il 92% del territorio libico è deserto, quindi parliamo di quell'8%. I campi libici vennero risarciti con cifre irrisorie, assolutamente insufficienti, al loro sostentamento, e naturalmente questo non portò che a una nuova ondata di reazione contro gli italiani, perché questi durante l'impero ottomano erano disoccupati, erano molto vessati dai turchi, ma la fame non l'avevano conosciuta, perché comunque i turchi a loro lasciavano le terre per il sostentamento, e quindi c'è una nuova reazione. Un umile maestro di un certo Mara Mukhtar, ha fatto un film mai entrato nei circuiti italiani, diventa capo della resistenza dei beduini libici. Il colonnello Graziani si fa mandare in Libia per far fuori questa resistenza, anzi prende proprio come sua missione quello di far fuori questo maestro Pio, trasformato in stratega militare, e dopo una serie di battaglie, insomma, lo riesce a farlo arrestare ed impiccare nel campo di concentramento dove era stato tenuto ospite. Nel campo di Solo, dove c'erano 20.000 beduini prigionieri, venne impiccato questo Omar al-Mukhtar. E sapete una cosa? Che alcuni mesi dopo l'impiccagione di Omar al-Mukhtar,
che aveva curato la difesa di questo resistente biblico, mi vennero fino a 10 giorni di carcere di Rigore, perché l'aveva difeso troppo con zelo, con troppo zelo. Alcuni mesi dopo mi sono in galera quello che aveva fatto l'avvocato di questo comando. L'adesione dell'opinione pubblica italiana di quelle di conquista coloniale fu comunque trasversale, perché presente la gente comunque molte di queste cose non le conosceva. Perché, sapete, no? I regimi, prima e dopo, quello prima, quello dopo Mussolini, avevano comunque interesse ad alimentare quello che vi dicevo all'inizio, cioè di strumentalizzare la gente semplice, i soldati di buona fede per fare tutta una certa politica, perché non è che si sapevano queste cose, diciamo, no? Quando il sovrintendente Francesco Borrello sbarcò il suo battaglione a Bergamo in Cirenaica, la Libia era un paese ancora sconvolto da quelle violente campagne di repressione. Anche se dobbiamo dire l'amministrazione di Italo Balbo, che fu mandata da Mussolini per tirarsi fuori dai piedi come ministro dell'aeronautica, che gli faceva ombra, perché era stato celebrato a New York come un eroe, l'amministrazione di Italo Balbo è certamente diversa, migliore, più diciamo così, morbida, più conciliante con gli indici, no? E quindi quando Francesco Borrello arriva in Libia c'è l'amministrazione diversa. La decisione di Mussolini di far partecipare l'Italia alla seconda guerra mondiale, ma scusate, sono un po' più di loro, si sente, è riuscita a sentire me? La decisione di Mussolini di far partecipare l'Italia alla seconda guerra mondiale al fianco della Germania nazista certamente fu agevolata dalla conquista della capitale dell'Impero d'Etiopia, Addis Abeba. Finalmente, dopo una guerra di 7 mesi, con Mussolini intraprese, ecco, finalmente, tra virgolette, finalmente gli italiani entrarono in Addis Abeba il 6 maggio 1936. Mussolini chiede il famoso annuncio in Piazza Venezia agli italiani al mondo di questa lunga occupazione. Ma gran parte del territorio etiopico, una cosa che non disse Mussolini quella sera, gran parte del territorio etiopico restava nelle mani dell'esercito abissino, forte, 100.000 uomini che non si erano arresi ai comandanti italiani, nonché numerosissime bande di partigiani etiopi che sarebbero stati ancora lì, diciamo, a insidiare i nuovi arrivati occupanti italiani. Allo stesso tempo, pur non ammettendolo apertamente, Mussolini sapeva bene che una vittoria così precaria sugli etiopi, in questo conflitto inaspettatamente assai regolante per gli italiani, l'aveva raggiunta grazie a una feroce repressione della resistenza indigena, nonché all'impiego massiccio di gas paralizzanti. A proposito di gas, sappiamo in questi giorni che Mussolini ripetutamente, insistentemente chiese a Rodolfo Graziani di usare questi gas quando gli spacci militari che venivano a Roma facevano capire che questi etiopi stavano nuovamente per avere la meglio sugli italiani. Allora, preso dal timore panico di fare la figuraccia di Taube di Acqua, il Sole dice: guarda, anche con i gas venitene a capo di questa resistenza. Ma naturalmente tutto questo non viene detto per la sera del 6 maggio 1936. Aveva convocato la solenne riunione per comunicare all'Italia del mondo non solo la venuta conquista delle Etiopi, che indicava le pesanti e sanguinose sconfitte che le truppe imperiali etiopi avevano inflitto agli italiani nelle precedenti battaglie di altri locali, ma anche per proclamare la rinascita sui colli fatali del Nurbe, questa famosa espressione. Ieri abbiamo detto sui colli fatali del Nurbe, di quello che fu l'impero e il mito di Roma. Ritorniamo alla civiltà romana, cioè la propaganda fascista, come il mondo, costituì sempre uno, credo che ci sia qualche complesso. Ritorniamo alla civiltà romana, per la propaganda fascista, come il mondo, costituì
che sarebbe diminuito sensibilmente dopo l'entrata in guerra militare fianco della Germania nazista, con il progressivo aumento delle sconfitte da parte dei soldati italiani che subirono sui vari fronti, no? Quindi ben meno, ecco, questo riferimento alla Roma imperiale. Ma la sera, appunto, di quel 6 maggio, tutto questo non viene detto. Mussolini e i suoi gerarchi avevano utilizzato abilmente le sanzioni che poi la Società delle Nazioni di Ginevra impose all'Italia il 18 ottobre 1935 come dimostrazione al mondo dell'orgogliosa autosufficienza italiana. Vi furono dei lamenti di particolare coinvolgimento, così motivo come la campagna di donazione dell'oro alla patria, a cui non mancarono di prestarsi, oltre ai dirigenti di Argentina, anche esponenti di rilievo della Casa dei Savoia, nonché numerosi vescovi e sacerdoti italiani. Non volendo importare dall'estero molti beni di consumo, si vuole dimostrare al mondo che ci voleva ben altro per pagare l'Italia. Il caffè viene sostituito con la cicoria, il carcadè, la lignite con il carbone, la nana con il lanita, anche il vocabolario subì un'italianizzazione integrale con l'abolizione dei termini stranieri. D'ora innanzi pullover si sarebbe chiamato farsetto, ferribot, treno battendo, cognac, arzente, chiave inglese con chiave morsa, e via di seguito. E le organismi non mancò di sottolineare come la nazione sempre combatta nelle scienze. Ma nonostante tutta questa enfasi, nei fatti le sanzioni reali subite dall'Italia furono alquanto deboli, sia per la loro totale inapplicazione da parte di paesi come la Germania e gli Stati Uniti, sia perché gli stessi paesi promotori, come la Gran Bretagna e la Francia, non andarono al di là di una protesta tutto sommato formale, posta in atto più che altro per rispondere in qualche modo all'appello accorato rivolto da Haile Selassie, l'imperatore del Giove, nella sala dell'Assemblea delle Nazioni Ginevra. Ma anche perché Gran Bretagna e Francia erano consapevoli che i propri sudditi coloniali guardavano con veramente interesse a questo conflitto territoriale, alla resistenza degli etiopi, quello che dicevo prima, no? L'uomo bianco non è invincibile, a noi guardate questo non è nulla, anzi a molti di noi dice assolutamente zero. Per gli africani, dice tanto. Io sono stato nella Repubblica di Haiti, ho parlato con alcuni anziani indiani e mi hanno detto che loro sentivano alla radio le notizie che arrivavano dall'Europa. Interessantissima sta cosa, cioè Lebrun e suo padre Toussaint, i bianchi non sono allora dietro potenti. Ma di tutte queste ricadute internazionali della Repubblica di Liberia e di Haiti che dicevano oh, però come l'Europa d'Italia, insomma, particolari, mi riferisco al regime che governava loro, e non è che insomma interessava più di tanto. E dunque andiamo avanti, in un quadro di riferimento di questo tipo, quindi in Italia più che altro si insisteva sull'opera civilizzatrice per quei popoli che avrebbe sottomesso, sradicando ad esempio quei regimi di schiavitù ancora largamente praticati in Etiopia. L'Etiopia, quando arrivano gli italiani, dobbiamo dirlo amici, praticava la schiavitù feudale, anzi è durato pure dopo. Negli anni 70, nonostante la grandissima figura di Haile Selassie che è sconosciuto, era ancora praticata la schiavitù. Quindi il regime mussoliniano userà questa storia della schiavitù in termini propagandistici per giustificare la propria aggressione verso la Società delle Nazioni e in generale il consenso internazionale. E nella realtà però il grandioso progetto di colonizzazione delle terre, anche qui le terre, ritorno all'idea della terra, no? Perché la grande proletaria Italia aveva bisogno di terre. E sempre questa vergogna di andare ai migranti si poteva evitare, finalmente avevamo delle terre noi, no? La Libia e l'Africa orientale. E ad esempio nel caso dell'Etiopia c'erano in programma la colonizzazione di 50 milioni di ettari. Pochi giorni dopo l'ingresso di Badoglio ad Addis Abeba si parlava di 50 milioni di ettari da colonizzare. E in realtà però solo 3.500 famiglie di contadini poterono insediarsi, per un totale di 31.000 persone, spesso non sono restati perché avevano una scorta armata. Come dicevo prima, il territorio etiope è rimasto sempre vicino. Allora, ricordate se volete questo, l'Etiopia non è mai stata davvero conquistata. I 5 anni passati da Nazionale Addis Abeba, i capoluoghi delle province, il territorio etiope era nelle mani degli etiopi. E quando gli italiani si dovevano spostare per semplici comunicazioni, gli spostamenti avvenivano sempre con convogli militari armatissimi. Risorse ingentissime sono state spese nella guerra di Etiopia, 40 miliardi di lire dell'epoca, fino alla fine del conflitto, 36.
saliti fino a 50 miliardi, dice, ma questo cosa, fino a fin dell'occupazione, c'è cifre esorbitanti, pazzesche, spaventose. Anche in questo c'è sicuramente un legame con il ritardo militare, diciamo, con il quale l'Italia poi affrontò la seconda guerra mondiale, perché si era dissanguata in Africa, si era dissanguata, perché molte volte, no, anche qui, no, c'è tutta una volgata, ai nostri, le scarpe dei cartoni, moschetti, sì, ma perché? No, se non è solo anche qui per una particolare, diciamo così, economia italica o pressappochismo, è perché l'Italia si era dissanguata in Africa orientale. Il ministro dei cambi e valute, allora Felice Guarnieri, nel suo memorabile memoriale pubblicato nei primi anni 50, affermava, l'ha detto dopo che è caduto il fascismo, disse: tutta l'economia dell'impero prosperava in un clima artificioso, che traeva alimento unicamente dalla trasfusione di beni e ricchezze che la madre patria faceva con generosità da gran signora. Enorme era il costo di questa impresa e a condurla a termine con il ritmo iniziale sarebbero occorse risorse di gran lunga superiori a quelle di cui poteva disporre l'Italia per se stessa. Ma Mussolini, in verità, i costi altissimi dell'occupazione dell'impero di Occo comportava non preoccupavano affatto, né mai lo interessò la pianificazione di un'effettiva politica coloniale che avrebbe dovuto includere anche lo sviluppo di studi indigeni, ovvero interesse era fregiarsi agli occhi del mondo del titolo di novello Augusto che le colonie offrivano. Questa visione però, amici, colonialista, strideva con quello che stava succedendo nel mondo, cioè siamo, a che punto siamo? Siamo nell'età degli anni 30 e che sta succedendo altrove? E altrove succede che, a parte i casi delle colonie portoghesi e spagnole, e questo c'è, ci sono delle similitudini con l'esperienza italiana, nel caso viceversa delle colonie britanniche e francesi, e lì ci sono ormai movimenti culturali, pensate, che l'Assemblea Nazionale di Parigi ne insegnavano deputati neri, ma già per gli anni 20, un certo paese di Anderson, lui forse da Segor, lui è da Ma, e messe serve. E a Londra, il caso dell'African National Congress in Sudafrica, Albert Luthuli, Kenneth Kaunda nello Zambia, Jomo Kenyatta nel Kenya, Modibo Keynes, prego eccetera. L'India, Mohammed Ali Jinnah, il Gandhi che tutti conosciamo, no? In Italia invece si era ancora la rifondazione dell'impero romano, ai selvaggini in cui da civilizzare, e in un contesto simile non è certo il caso se Gandhi di passaggio a Roma, recatosi per il primo scalzo e seminuto dalla Basilica di San Pietro, viene preso a calci dai secondini della Basilica quando chiese di essere ricevuto da Pio XII, si è chiesto pensiero. Mussolini lo ricevette a Villa d'Aurora, ma più per curiosità, va bene, questo indigeno che dava così fastidio agli inglesi, lui diceva, comunque lo ascoltò un po' incuriosito, ma che c'ha questo indigeno che dà così fastidio agli inglesi? E le obiezioni di quelle coloniali, che pure non erano mancate in Italia, certo, che tutti si erano levate, più che altro vabbè, da circoli intellettuali e anche da alcune associazioni rappresentative, per esempio l'associazione femminile della società, insomma, della società civile. In genere però, attenzione amici, queste preoccupazioni, timore, riguardavano soprattutto la vita dei nostri soldati che andavano ad essere chissà per taglio, però questo ormai possiamo dire, almeno se domani si scopre qualche documento diverso lo vedremo, ad oggi diciamo non si è mai levata una voce per gli africani che morivano, però non risulta, no? Viceversa, tutti questi tentativi, insomma, che mettevano in essere questi indigeni venivano rappresentati come azioni, reazioni di barbari incivili ingrati all'opera civilizzatrice italiana. Tra le poche voci contrarie ancora a questo imperialismo aggressivo si levarono alcune dal mondo cattolico, ad esempio il periodico di Gesù della Civiltà Cattolica ebbe diversi interventi molto interessanti. Per esempio, in più articoli si fece notare sempre che si andava a colonizzare l'Etiopia, ma l'Etiopia dice cristiana dal IV secolo. Dice che andiamo a colonizzare, dice andiamo a cristianizzare, ma quelli già sono cristiani, non sono cattolici, ma sono cristiani. Sì, è vero, però vanno correnti perché non hanno la vera fede cattolica. Sì, mi fa segno, professore, che devo chiudere. Sì, io mi avvio alla conclusione dicendovi che dopo 5 anni l'Etiopia viene liberata dagli inglesi,
Haile Selassie ritorna accompagnato da Addis Abeba la sera del 5 maggio 1941, a 5 anni esatti dall'ingresso generale Badoglio di Addis Abeba. Lui rientra da Addis Abeba e sapete il primo discorso che c'erano 200.000 italiani che gli occupano ancora. Erano intimoritissimi, se si può dire, perché vedevano le rappresaglie nostre, no? Ebbene, amici, nel primo discorso di Haile Selassie, sapete cosa ha detto? Sentite, dice: poiché oggi è un giorno di felicità per tutti noi, dal momento che abbiamo battuto il nemico, rallegriamoci nello spirito di Cristo. Non ripagate il male con il male, non vi macchiate di atti di crudeltà, così come ha fatto sino all'ultimo istante il nostro avversario. Siate attenti a non guastare il buon nome dell'Etiopia. Prenderemo le armi al nemico e lo lasceremo ritornare a casa per la stessa via per la quale è venuto. Disse: non vendicatevi sugli italiani, per favore non vendicatevi sugli italiani, rispettate i nostri amici, ai nostri assieme. Finita la seconda guerra mondiale, l'Italia dovette concentrarsi nel lungo processo di ricostruzione e quindi la vocazione imperialista. Purtroppo poi sono andati in malora anche valori importanti per il senso della patria, o forse prerogativa di alcuni partiti politici. Un tabù parlare della patria per decenni, no? Che sono adesso da pochi anni, poi ricominciamo forse in posti relativi a parlare di patria senza per questo essere definiti politicamente. E però, da Mussolini a Badoglio, da Graziani a Nessona, da De Bono a Pizzo Tiroli, da Santini a Gelosa, da Gallini a Frusci, sono tutti nomi generali. Tutti i criminali di Mussolini è morto, sì, grazie a Loreto, ma non ha pagato per il gas dell'Etiopia. Sapete, quando arrivò Gheddafi, chiudo davvero, scese, sapete, la prima visita di Gheddafi a Roma, mi scese vicino ostentando una foto. Tra tutte le sue decorazioni militari c'era anche questa fotografia, e molti di noi giornalisti, giornali, solito Gheddafi. Che cosa aveva su quella foto? Aveva la resta di Omar a Mortare, quell'insegnante che venne poi impiccato da Rodolfo Graziano. Non aver fatto fino ad oggi pace con la storia ha fatto sì che in quei paesi, amici, queste storie qui siano state strumentalizzate per cui non tanto limpidi. Questo è successo in India, il regime di Gheddafi era quello che era, ha massacrato il suo popolo, ma lui ha usato la storia della colonizzazione italiana in termini, cioè in termini. Lo stesso sta avvenendo in Etiopia, sapete? Se vi fate un giro per chi sapeva, ho parlato degli egiziani culturali per i quali c'è la gente non ci pensa, insomma, ma se parlate con persone che si occupano di queste cose, sentite che c'è ancora una credine, un rivore, perché loro ad esempio hanno chiesto di avere una specie di Norimberga italiana, africana. Io mi è capitato anche, non vi posso dire i nomi perché forse uscirà un mio libro, io personalmente, molto modestamente se posso dire, ho messo in evidenza di un generale riconosciuto dalla Repubblica Italiana, alla Cavaliere di Gran Croce. Questo signore telegrafò un capitano che aveva raccolto i fucili di tutto un gruppo di tiri che si erano arresi e il capitano disse: che devo fare il generale, si sono arresi. Avevo organizzato un pranzo, durante il pranzo questo telegrafo al generale dice: cosa devo fare generale? Lui ci dice: dobbiamo passare per le armi, passare tutti per le armi, sono tutti uccisi. Questa testimonianza si è potuta acquisire grazie a uno scritto di un missionario cappellano che seguiva questo gruppo. Quindi ecco la necessità oggi, amici, di fare pace, cosa riconoscere i fatti quelli che sono stati, non usarli ideologicamente, ai noi, per questo specificato qui c'è il maestro, difficile quando si parla di storia, tendere a quello che è stato. Io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie al professor Antonio Cattardi che con acume storico e potenza narrativa ci ha un pochino, come dire, svegliato sulla storia, ecco, se vogliamo dire così, e in qualche modo insomma ci ha introdotti nella congenie storica e anche problematica soprattutto di questi eventi, quindi grazie. E io volevo dare la parola alla professoressa Anna Maffia Serra,
collega di Francesco Borrello negli anni del liceo, vuole esprimere un pensiero molto gradito. Interrompo il discorso su storico volendo ringraziare molto il professore, perché è stata veramente una lezione meravigliosa e inedita per certi aspetti particolari. E voglio ritornare invece a ricordare la figura, la personalità e la dignità dell'architetto Francesco Borrello. Voglio riconoscere però nella premessa quanto la formazione e l'istruzione possano offrire. Necessaria la ricerca storica, altrettanto utile è il ricordo dei fatti ed estremamente lodevole è tramandare i documenti. Questo ha fatto Piero Borrello. Grazie, Piero. Tuo padre è stata una persona eccezionale, e dal punto di vista umano e dal punto di vista professionale. Dal 1962 al 1977 l'architetto Francesco Borrello ha insegnato nel liceo artistico statale di Lecce disegno geometrico, prospettiva e architettura. E nello stesso corso io avevo una cattedra di letteratura italiana e storia. Facilmente con l'architetto si instaurò subito un rapporto sincero di rispetto e di stima. L'architetto amava trasmettere con entusiasmo il suo sapere e sentiva il dovere di interessarsi delle problematiche giovanili, avvicinando maggiormente il più modesto culturalmente dei suoi alunni, per ottenere risultati finali positivi. Emergeva così la sua sensibilità e la sua creatività culturale. L'architetto Francesco Borrello è stato anche il promotore, tra i colleghi del Consiglio d'Istituto, a scegliere il nome da dare al Liceo Artistico Statale di Lecce, che sino ad allora era rimasto anonimo, e si batté perché Vincenzo Giarto fosse il nome d'arte più onorevole da dare al liceo. La sua indicazione aveva lo scopo di dare risalto anche al paese di origine dell'illustre direttore dell'Accademia Napoletana di Belle Arti. L'architetto amava il suo paese e parlava di Gagliano del Capo con orgoglio. Di conseguenza fu facile instaurare con la sua famiglia il buon rapporto di amicizia che ci lega ancora. Amicizia che mi ha fatto notare la sua responsabilità nella cura che egli amorevolmente sentiva per i suoi figli ancora in tenera età, e si poteva notare facilmente la sua spontanea gentilezza ed amorosa affabilità verso la moglie, signora Silvana Moscatello. Voglio ricordare a questo proposito un episodio che ci gratifica. Un giorno di agosto le due famiglie, Borrello e Serra, decisero di organizzare una bella gita nei paesi vicini per far conoscere ai rispettivi figli le opere d'arte del passato presenti nel Salento: Dolmi, Menhir, Castelli, Galvani. Ma come spesso avviene nel mese di agosto, la giornata iniziò col sole e dopo poche ore di percorso improvvisamente il cielo si oscurò e venne giù una canzone con lampi, tuoni e fulmini che squarciavano amorosamente il cielo e allagò in breve tempo le strade. E nel bel mezzo del paese, già una chiesa, ad un parlamento, le auto si fermarono e gli sportelli rimanevano bloccati. Difficilmente si potevano aprire. Allora l'architetto non perdette tempo. Dai vetri degli sportelli mise fuori in fretta ad uno i suoi figli e quelli della famiglia amica. L'architetto è stato un uomo intraprendente e attivo, riservato e creativo.
La sua dote maggiore consisteva nella capacità di agire in silenzio per raggiungere l'obiettivo. Sfortunatamente, forse per fatalità, il suo agire fu interrotto nella sala operatoria di quel capolavoro, come egli lo definiva, di assistenza ospedaliera, che egli stesso aveva progettato e diretto i lavori con scrupolo professionale. Ringrazio l'amministrazione comunale per la possibilità che ci dà di ricordare il passato. Ringrazio ancora Piero, mio alunno nel passato, a cui va il mio apposito. Bene, ora siccome so che la professoressa Serra deve andare via, anche il professor Catardi, il signor Sindaco gentilmente può consegnare gli attestati di partecipazione. Questo per il professore Catardi e per la professoressa Serra. Prego, professoressa Serra. E grazie a voi per essere stati con noi. Adesso finalmente ci sarà un intervallo musicale a cura della nostra, del nostro maestro di pianoforte che accompagnato da la lettura di alcuni brani del testo Memorie di guerra, cioè, ci accompagnerà con un'opera di Eric Satie, La Gnossienne numero 3. E alla lettura il dottor Sandrino Ciardo. Non è il dottore, è il nostro lettore. Spero di trovarmi meglio fra 10 o 15 giorni spostandomi verso Benghazi. Abbiamo fatto un viaggio improvviso e senza che nessuno sapesse la meta precisa. Sono partito da Firenze il 14, da Napoli il 15 sulle Steglie, seguito dal Conte del Nino, dalla Vulcania e da due caccia. Siamo arrivati a Tripoli, dove si credeva di sbarcare, ma dopo poco le navi si dirigevano verso Levante. Arrivati in Benghazi, si fa una piccola manovra, poi si passa avanti. Dove si va? Tutti gli ufficiali domandano il capitano della nave e questo risponde di non sapere. Solo in quel momento aveva avuto ordine di tenere rotta per terra. La notte del 18 al 19 si arriva a terra. In un piccolo porto le navi si fermano, poi ci si domanda, scenderemo qui o si proseguirà? In ogni modo tra una ora si va a letto, ma la mattina presto ci svegliano per sbarcare. La gita era finita, i pranzi di bordo non si avevano più. La cittadina è carina. E mi interessano i costumi degli abitanti così strani e diversi dai nostri. Però non ti posso dire molto, perché ancora ho visto poco. Quello che mi è rimasto impresso per ora è stata una specie di processione con della gente vestita di mille colori, con avanti quattro o cinque che suonavano dei tamburi. E da ammirare anche la perfetta organizzazione delle truppe libiche, formate tutte da uomini sveltissimi, ubbidientissimi e fedeli. Io sto bene. Tanti saluti a tutti. Ciccio. Dicembre 1940. Durante la notte si osservano i razzi dei carri armati nemici. Erano molto vicini.
al mattino fu attaccata la mia divisione. Vi fu un fuoco continuo fino alle 14. Fummo riattaccati verso le ore 15:30 ed il mio battaglione dovette cedere verso le ore 16:30. Molte considerazioni da fare. Una decina di chilometri a piedi. Notte fredda. Morale basso. Ma ferie incrollabile. 14 dicembre 1940. A sera giungiamo a Ginevra, vicino ad Ismailia, e qui mi prendono 1800 lire. La residenza a Ginevra fu di una ventina di giorni, ma che giorni, che fame, che assenze, che nomi si sono fatti alcuni signori. Indimenticabile la notte di Natale. Quanta fede, che bel discorso fece Don Domenico. Erano commossi anche i cuori più duri. Complimenti alla magistrale esecuzione del maestro Maria Fino e dell'attore teatrale Sandrino Ciacco. Bene, io do la parola subito al professor Giuseppe Caramuscio. Benissimo, avevo chiesto prima, va benissimo. Professor Giuseppe Caramuscio della Società di Storia e Patria della Puglia, docente di storia e filosofia presso il liceo scientifico Vanini di Casarano, che un pochino entrerà, credo, nel merito, insomma, del testo. Prego. Va bene. Allora, quando ho ricevuto l'onore di dire la mia su questa pubblicazione, non ho potuto fare a meno di associarla ad un'altra vicenda di Galliano, della quale mi ero occupato alcuni anni prima, la vicenda dei fratelli Ciardo, fratelli del noto pittore Vincenzo Ciardo, a tutti voi noto. E la vicenda è relativa alla prima guerra mondiale. Vide questi tre giovani cadere uno dopo l'altro negli eventi di quel conflitto, ma non è tanto questo, per quanto doloroso, il motivo di interesse, quanto il fatto che il padre di questi tre figli pubblicò uno dopo l'altro tre libretti commemorativi in memoria di questi tre figli. Il farmacista Ciardo, una delle personalità più eminenti del paese, pubblicò proprio a ridosso di mesi, di settimane quasi, questi tre libretti che erano andati quasi dispersi, smarriti. Se non che la casa editrice Schiena di Fasano, nell'ambito di una collana dedicata al ricordo della prima guerra mondiale, li ha ricomposti e curati anche, guarda caso, da due farmacisti di Galliano, credo si chiamasse Tagliaferro, Flora Tagliaferro e Buccarelio, non erano uno, forse sì, no? Un segretario. Hanno curato, hanno ricomposto intorno ai primi anni 90. Allora mi sono venute in mente una serie di considerazioni. Durante la prima guerra mondiale questi lavori di raccolta di memorie in Italia e anche nel nostro Salento erano abbastanza frequenti. Quando a pochi mesi, quando a distanza di qualche anno, sono stati tanto frequenti che la ricerca ne ha censiti oltre 5.000 titoli relativi a 1.500 caduti.
E la cosa che, andando avanti nell'approfondimento della questione, è emerso anche questo, che a tanto fervore commemorativo ed editoriale per i caduti della prima guerra mondiale non ha corrisposto altrettanto per i combattenti caduti della seconda. È facile anche notare questo diverso atteggiamento nella monumentalistica. Pensiamo ai monumenti della prima guerra mondiale, pensiamo ai monumenti della seconda. I monumenti della seconda sono di solito aggiunte ai monumenti della prima, magari solo una lapide accostata a quelle della prima. Il che ha posto ovviamente un problema di riflessione storica, perché noi ricordiamo la prima con una certa emozione, un certo trasporto, abbiamo ricordato soprattutto la prima, mentre della seconda ci vergogniamo. L'abbiamo rimossa quasi. E infatti i libretti, i libri, le pubblicazioni sui combattenti della seconda sono venuti molto molto più distanziati nel tempo. Un esempio è proprio quello di cui stiamo parlando stasera, che addirittura a 70 anni di distanza viene riproposto secondo uno schema che in parte ricorda quelli della prima, cioè raccolta di diari, frammenti, foto, eccetera, ma privo di una componente che nella prima era invece d'obbligo, la componente delle commemorazioni ufficiali. Qui non c'è un intervento o più interventi di una qualche autorità, di personaggi vicini che lo ricordino, di testimonianza. Qui è un discorso abbastanza secco, oserei dire schematico, di presentazione dei materiali. In altre parole, se vogliamo dirla con termini più brutali, manca anche soprattutto l'aspetto retorico. Manca la retorica della guerra. Cos'è successo in questo secolo? Perché dobbiamo fare un discorso non tanto sugli avvenimenti che bene o male conosciamo, che il dottor Cataldi prima ci ha rinfrescato, ma un discorso sulla memoria. Cioè, perché noi ripercorriamo, riviviamo avvenimenti anche simili con una, e anche a distanza di pochi anni, con un atteggiamento così diverso. Qui c'è una raccolta rispettosa, sobria, direi, affettuosa anche, ma non retorica. Ma non c'è nemmeno nella retorica, la retorica conteneva anche dei valori discutibili, conteneva dei messaggi chiari, la retorica ha anche il merito a volte di essere sin troppo chiara. Qui i messaggi sono molto latenti, sono messaggi chiaramente censurati, perché queste lettere sono passate dalla censura, passavano da varie mani. Il sottotenente Borrello scriveva da un campo inglese dove gli inglesi controllavano quello che mandava a casa. Poi si appoggiava al servizio del Vaticano tramite lo zio prete, e anche dal Vaticano credo che qualche occhiata la dessero. A tutto questo si aggiunge la sua autocensura, la sua prudenza. Ma il figlio molto probabilmente non ha trovato, o non ha voluto trovare nemmeno, o non poteva trovare dei complementi, diciamo, ideologici. Cioè non ci sono elogi, articoli di giornale, commemorazioni o diciamo elogi del combattente. Il combattente si lascia solo in un'occasione sfuggire una frase ideologica. Sono contento che gli angloamericani siano sbarcati in Italia. Cioè è abbastanza forte per un militare italiano ufficiale. E allora che cosa è successo? Andiamo in sintesi al nodo. È successo che la prima guerra mondiale ha avuto un
una fortissima operazione di ideologizzazione, la quarta guerra di indipendenza, il compimento dell'unità italiana, l'Italia come potenza, i fratelli che attendono con le mani tese, i fratelli di Trento e Trieste, e il fascismo se ne è appropriato per tutto il ventennio, l'erede della prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale inaugura una razza nuova, un italiano nuovo, il mito dell'italiano nuovo e della nuova Italia, che avrebbero dominato il mondo partendo dalla prima guerra mondiale, dalla vittoria, per quanto mutilata. La seconda guerra mondiale smentisce tutto questo. È una guerra disastrosa, è una guerra che dissemina i combattenti italiani su una decina di fronti, e il sottotenente Borrello si trova su uno di questi fronti, sprovveduto davanti alla potenza bellica inglese, cui viene fatto cenno, viene fatto prigioniero. Il suo servizio militare è per quasi tutta la durata da prigioniero. Ecco, anche questa è una categoria importante sulla quale bisogna dire qualcosa. Quindi la seconda guerra mondiale è una guerra fascista, non è una guerra di riappropriazione delle terre vedenti, non è una guerra democratica, non è una guerra voluta. Nella prima guerra mondiale, dopo Caporetto, gli italiani si stringono intorno alle istituzioni, riescono a raccogliere in un ultimo sforzo 5 miliardi di lire dell'epoca di sottoscrizione, di prestiti che si sapeva sarebbero stati svalutati. Gli italiani fanno una gara straordinaria per sostenere il paese, vincono la guerra. Nel 1943 gli anglo-americani sbarcano in Sicilia e il sottotenente Borrello ne è contento, non incontrano le forze anglo-americane, non incontrano alcuna resistenza o ne incontrano pochissimo. In poche settimane dalla Sicilia gli alleati sono in grado di risalire verso l'Italia meridionale. Quindi gli storici hanno parlato con l'8 settembre, data che oggi ricordiamo, di morte della patria. Ma di quale patria è stato chiesto? Della patria fascista sicuramente, ma anche della patria monarchica, ma non di una patria che si basava e si basa su valori che crediamo siano a fondamento della nostra Italia, valori che emergono dagli scritti del sottotenente Borrello. L'amore familiare, l'attenzione con cui segue le varie vicende familiari, la solidarietà comunitaria, gli incontri con i vicini di paese tenuti a tante migliaia di chilometri di distanza, la preoccupazione per il futuro, la voglia di far carriera, di non disattendere le speranze dello zio prete. Questa figura dello zio prete, così importante per le comunità di allora e anche di oggi, no? Questo zio prete che, ma ci sono dei casi ancora che fortemente significativi per le comunità, questo zio prete che prende in adozione il nipote, lo aiuta negli studi e fa da tramite non solo per lui ma anche per i commilitoni. Quindi emergono insomma tante piccole storie dentro questa storia, emergono frammenti, segni da decifrare, non emerge un discorso ideologico. La generazione di Borrello, che era la generazione cresciuta durante il fascismo, quando Mussolini prese il potere, il nostro aveva 6 anni, noi del 16 o del 13, aveva 9 anni, è cresciuto, ha fatto la sua giovinezza. Il disagio di quella generazione che ha visto come sciogliersi come neve al sole gli 8 milioni di baionette,
ha visto la retorica della Nuova Italia, l'ha vista sciogliersi sotto i soli dell'Africa, come altri vedranno sciogliersi nelle nevi di Russia. Vorrei notare anche un altro aspetto. Questi protagonisti della guerra, nella fattispecie prigionieri di guerra, hanno subito una ulteriore negligenza da parte della storiografia e da parte anche dell'opinione del senso comune storico, perché non sono né i partigiani. Il partigiano è un eroe secondo la nostra visione, sono i fondatori, i padri fondatori della nostra Repubblica. Non è uno dei soldati come quelli di Cefalonia che si sono ribellati come reparto alla diktat nazista. Non è nemmeno un repubblichino, quelli che hanno voluto ubbidire fino alla fine a Mussolini e a modo loro, con dignità, non si sono sentiti di tradire, hanno voluto mantenere l'onore. Non è nemmeno uno dei caduti, non è un disperso in Russia, è una categoria, non è un disertore, non è di quelli che scapparono tutti a casa dopo l'8 settembre, come ci ricorda il film di Alberto Sordi, è uno che vive una guerra da lontano, sente gli echi, l'ha vista appena, ma verso queste figure c'è stato, nella prima come nella seconda guerra mondiale, un pregiudizio. I prigionieri sono coloro che si sono consegnati, che non hanno combattuto, che si sono arresi troppo facilmente. E gli italiani sono stati spesso trattati meglio dagli stranieri, dai campi stranieri, che dai loro connazionali. Durante la prima guerra mondiale i pacchi viveri per i prigionieri italiani non venivano fatti recapitare, perché il prigioniero era un disertore. Ora, a distanza di 70 anni, queste figure riassorbono una loro dignità storiografica e anche morale. Queste figure, diciamo che sono degne di essere collocate anche accanto alle altre, come abbiamo riabilitato i repubblichini, i cosiddetti fascisti combattenti della Repubblica Sociale, abbiamo accomunato, oggi che le ideologie sono scomparse, salvo a riapparire in qualche dibattito politico in cui questi fatti sono strumentalizzati, sappiamo poi con quanta competenza dalla nostra classe politica, che ahimè è molto ignorante in campo storiografico, dobbiamo dirlo, no? La politica non è molto amica nella storia. E quindi queste figure riabilitate vengono accomunate non dai valori del fascismo, dell'antifascismo, del comunismo o della democrazia, ma vengono accomunate proprio sulla base di valori che qualunque forma politica può sottoscrivere e fare proprio: il senso del dovere, il rispetto verso i propri commilitoni. Quanti sono partiti o non hanno disertato non per rispetto a Mussolini, alla patria, ma per rispetto al proprio commilitone, per non disonorare la famiglia, per non disonorare il paese, cioè dei valori magari più ristretti ma molto più visibili. L'Italia ha tenuto e tiene ancora per questi valori che emergono, e così collego anche quanto dicevo prima, sia dalla trilogia dei fratelli Ciardo e sia anche da queste memorie. I valori comunitari, il lavoro, il futuro è nel lavoro. Il sottotenente Borello sperava, e c'è riuscito, di laurearsi. Zio, non ti preoccupare, manda i libri, continuerò dopo la guerra. Il lavoro serio, onesto, l'affetto familiare, la vicinanza, l'onestà, tutte cose che anche noi ci sentiamo di condividere. Ora, per concludere,
Questi lavori, queste raccolte, questi sillogi di memorie, meritevoli sul piano privato, perché sono espressione dell'affetto familiare, sono meritevoli anche sul piano pubblico, storiografico. Finalmente da qualche anno stanno venendo fuori. Vorrei ricordare che ultimamente c'è stata una tesi di laurea di un giovane che ha lavorato sulle memorie di suo nonno, uno dei pochi sopravvissuti di Cefalonia. Anche il fatto di Cefalonia, la battaglia di El Alamein, ritenute trascurate per tantissimi anni. La battaglia di El Alamein, una battaglia fascista, si giocava l'ingresso in Egitto. Ideologicamente non la possiamo provare, però gli italiani si batterono con valore. E a distanza di tanti anni riconosciamo quel valore, anche se messo al servizio di un'impresa folle. Ora, in morte della patria monarchica, non era ancora pronta la nascita dell'Italia repubblicana, Borrello non è un antifascista in senso stretto, come non lo era la maggioranza degli italiani, però dalle crepe di questo edificio fascista Borrello ci lancia questo messaggio: sta rinascendo qualcosa di nuovo. Ringrazio il professor Caramuscio che ha saputo darci una lettura e una metalettura di testo e contesto, ma soprattutto ha saputo mettere in risalto le trame ancora tutte da scoprire tra microstoria e macrostoria all'interno di questo discorso. Passo la parola al professor Mario Spedicato, docente di storia moderna presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università del Salento, direttore di 3 collane di studi e dal 98 è presidente della Società di Storia Patria per la Puglia, sezione di Lecce, direttore della rivista Di Domeneo e della collana di studi Quaderni del Di Domeneo. Ha all'attivo numerosissime, più di 100 pubblicazioni, ma soprattutto è conosciuto perché è veramente una persona che promuove la cultura locale, che fa emergere la storia, ecco, dai cassetti, se vogliamo così dire, dalle soffitte, e veramente fa un servizio, io direi, unico al nostro territorio. Prego, professore. Caro Luca, cari signori, io ero venuto qui per fare un altro discorso, però non posso approfittare della vostra pazienza, che siete stati anche abbastanza pazienti a sentire tutti noi fino adesso. E allora io questa sera inizio a parlare di questo libro, pensando di avere un'altra opportunità, se me la darà il sindaco o lo stesso Piero, perché questo libro non è destinato, diciamo, ad un pubblico neutro. Questo è un libro destinato alle scuole e spero che si cominci dalle scuole di Cagliano e del territorio di Leuca per la diffusione di questo libro, perché devono essere coinvolte soprattutto le insegnanti. Dirò fra poco perché. Però vorrei cominciare con un dato biografico. Quando mi è capitato in mano questo libro, dalle prime pagine mi sono sentito fortemente coinvolto. Coinvolto perché la mia storia familiare, nella mia famiglia, mio padre è stato un prigioniero di guerra e per un certo periodo, almeno nelle letture del diario, ho pensato che abbia conosciuto anche il tenente Borrello, perché è stato in quel teatro di guerra, in quelle operazioni di guerra. Mio padre è fatto prigioniero dagli inglesi, naturalmente, però con destinazione Sudafrica. Non ho capito bene perché mio padre ha fatto solo la terza elementare, cioè la scuola dell'obbligo, allora si fermava alla terza elementare. Non aveva molta familiarità con la scrittura. Quello che scriveva anche lo scriveva solo la fidanzata, che poi è diventata mia madre,
un fidanzamento lunghissimo, durato 15 anni, perché appunto la prigionia l'ha tenuto lontano moltissimo dall'Italia. E quello che scriveva erano pochissime righe, almeno le poche lettere che io ho trovato nell'archivio di famiglia che conservava ancora mia madre, era quella di rassicurare tutto che stava bene, che sì, ancora era in buona salute, anche se era in campo di prigionia, ma quindi non ha avuto, come dire, quella familiarità con la scrittura che poteva consentire di dare e offrire maggiore informazione. C'è il problema di questi epistolari, che è stato problema sollevato bene da Giuseppe Caranuscio, come ha agito la censura. Francesco Borrello era veramente libero di scrivere quello che voleva? O si preoccupava, sapendo che tutte le sue lettere venivano lette, appunto vagliate dal comando inglese, di dare le informazioni che potevano anche passare la censura inglese? Questo è, sul piano storiografico, un problema importante. E su questo problema noi possiamo anche, come dire, in qualche modo pensare che la data dell'8 settembre possa essere stata decisiva nell'allargarsi sulle informazioni. Decisiva nel senso che anche lui si è sentito liberato di un peso, con appunto la presenza anglo-americana in Italia, e quindi anche dall'India abbia potuto, come dire, allargarsi su qualche informazione non sottoposta a censura. Il problema della censura comunque esiste sul piano storiografico. Noi ne dobbiamo tenere conto quando, in sede storica, vogliamo utilizzare questo materiale documentario. Questo materiale documentario che è, come dire, una fonte, una delle poche fonti storiche di cui conserviamo, e che, grazie anche all'interessamento di pochi, perché come ha detto bene Giuseppe Caranuscio, la pubblicistica su questo settore è stata larghissima per quanto riguarda la prima guerra mondiale, molto ancora stentata per quanto riguarda la seconda guerra mondiale. E questo è importante dirlo, perché il quadro storico è diverso. Una guerra che, come dire, la prima guerra mondiale, che costruisce l'idea di patria e quindi in qualche modo la consolida. I siciliani, i pugliesi, con i settentrionali nella prima guerra mondiale si sono conosciuti per la prima volta, si sono sentiti italiani per la prima volta, ma stavano in trincea. Non si sono conosciuti in una festa da ballo, si sono conosciuti nelle trincee del nord. Nella seconda guerra mondiale gli italiani si sono conosciuti perché hanno combattuto una guerra che anche loro non capivano. Voglio dire, c'è stata stasera una lezione di colonialismo, sarebbe pure interessante commentarla, ma non siamo in sede universitaria per poterlo fare, perché che cosa è stato il colonialismo italiano? Dare una risposta a questa domanda significa capire anche che cosa è stata la seconda guerra italiana, la seconda guerra mondiale per l'Italia. Ora, è chiaro che i prigionieri di guerra non sono stati, dalla storiografia attuale, come ha sottolineato Caranuscio, considerati come partigiani. Voglio dire, i partigiani hanno, come dire, collaborato in qualche modo con le forze anglo-americane a liberare l'Italia dai nazisti. I partigiani hanno fatto, come dire, una guerra, i prigionieri di guerra sono stati, voglio dire, lontani dal teatro di guerra. Io nel libro, il libro parla di guerra, ma senza la guerra, in questo libro non c'è la guerra. Le testimonianze che offre Francesco Borrello dall'India sono testimonianze in cui la guerra non è più sentita come tale, è già terminata, è terminata in Libia. Nel momento in cui cadono prigionieri, la guerra per loro finisce. E che cosa prepara? Ecco, questa è la grande novità. Manca la retorica della prima guerra mondiale. Sì, manca la retorica della prima guerra mondiale. Ma io vorrei dire che qui, nei campi di prigionia, si progetta l'Italia futura. Preparano l'Italia futura. I valori che ha ricordato questa sera
Giuseppe Garanucci, sono quei valori dell'Italia democratica, dell'Italia futura. Ora, quando parliamo dell'Italia futura, sono quei valori che all'inizio di questa serata Luca ha ben sintetizzato nella sua introduzione. E io vorrei naturalmente che questi valori, che appaiono in maniera chiara in tutte le lettere di Francesco Borrelli, le lettere possono essere, come dire, anche lette in fretta, cioè dare una lettura, però i valori più importanti era quello, la riscoperta della famiglia, il valore che, ecco, di tutto possiamo dire, ma la famiglia per gli italiani è stato sempre un valore, la riscoperta anche del successo negli studi, che è un riscatto personale. Diventare architetto non è solo un'ambizione professionale, è civilizzare un'intera famiglia, è dare, come dire, dignità a un'intera famiglia. E le preoccupazioni di Francesco Borrelli di rassicurare lo zio erano tutte, come dire, orientate a questo. Dice: non ti preoccupare, mandami il libro, io voglio ancora studiare. Cioè, voglio dire, in un campo di prigionia, in un ambiente in cui lo studio poteva essere l'ultima preoccupazione, Francesco invece mostra che è la sua prima preoccupazione, quello naturalmente di completare gli studi e di realizzarsi anche professionalmente. Quindi questa è la categoria storiografica che ci deve consentire di riguardare al prigioniero di guerra in maniera diversa dal passato. Caramuscio ha detto che il prigioniero di guerra per certa storiografia era un disertore, è uno che aveva rinunciato a combattere. Voglio dire, anche queste lettere o questo diario, meglio, di Francesco Borrelli lo smentisce, nel suo piccolo lo smentisce. La battaglia c'è stata, con gli inglesi c'è stata, voglio dire, è stata anche una battaglia cruenta. E questa battaglia, voglio dire, è stata fatta per che cosa? Per un ideale che allora si pensava l'ideale, come dire, della patria, di quel colonialismo dei miserabili, io lo chiamo così, colonialismo fascista, se voi leggete anche, o se siete stati abbastanza attenti alla relazione che ha fatto Gadardi, era un colonialismo miserabile, non aveva comparazioni col colonialismo che abbiamo conosciuto storicamente, dagli spagnoli, agli inglesi e francesi, agli olandesi persino. Quindi ci si cercava uno sbocco fuori dall'Italia, perché? Perché il movimento demografico italiano era esploso. Bisognava dare, come dire, un approdo al movimento demografico italiano che in quegli anni era esploso. Voglio dire, c'erano molte bocche da sfamare, ma poco alimenti per sfamare queste bocche. Ora, riguardando questo libro, che è un libro che insegna appunto, che costruisce la nuova Italia, questo libro va portato nelle scuole e soprattutto messo a disposizione degli insegnanti. Questa sera la formula che si è cercato di, come dire, è una formula un po' mista, per altratti è stato un seminario accademico, altratti è stata una, come dire, una presentazione nostalgica, affettiva. Noi dobbiamo invece recuperare da questo libro quelle che sono le notizie storiche che servono per integrare, revisionare il racconto storico finora fatto sui prigionieri di guerra, che, ripeto, è stato un racconto parziale, condizionato anche da un'ideologia che, diciamo, cui vedeva il prigioniero di guerra come un disertore. È stato questo la storiografia attuale, i pochi contributi, i pochi saggi, i pochi libri che abbiamo su questo versante hanno dato una lettura riduttiva, molto riduttiva, dei prigionieri di guerra. Qui c'è una rivalutazione attraverso la figura di un personaggio come Francesco Borrelli, che appunto le lettere, i diari che presenta sono diari non retorici, essenziali. Naturalmente qui il problema della commemorazione non esiste, non può esistere,
perché il contesto è diverso. La seconda guerra mondiale è stata una guerra persa per l'Italia, non poteva, la retorica non aveva nulla a che fare con quel contesto e non poteva essere neppure presa a pretesto per raccontare questi fatti di prigionia. Quindi noi dobbiamo riconsiderare il prigioniero di guerra della seconda, in questo contesto, nel contesto della memorialistica storica che cerca di recuperare quello che è l'orizzonte futuro della nuova Italia. La nuova Italia si costruisce anche nei campi di prigionia. E questo è il messaggio che dà il libro e che io mi permetto solo di segnalare questa sera, in attesa di avere, come dire, un'altra opportunità per poter parlare di questo libro e riprendere soprattutto i temi che in maniera diciamo molto puntuale sono stati ben elaborati da Giuseppe Caramuscio. Vengano questi libri anche all'interno dell'Accademia, perché questi libri aiutano a ricostruire pagine di storia ancora sconosciuta e che integrano quelle che sono le revisioni storiografiche che si sono fatte su questi momenti storici difficili per la nostra nazione. Grazie. Grazie professore Spericato, a cui non può non andare il nostro applauso per questa proposta di divulgare il testo all'interno dei circuiti educativi scolastici. E perché no, visto che è presente il signor Sindaco e l'assessore, anche di poter immaginare e poter proporre una collocazione civica di questo illustre cittadino all'interno del comune di Gagliano del Capo. Credo diciamo che questo accoglie le istanze di molte persone di cui faccio portavoce. Io vorrei subito invitare il dottor Donato Renna per chiudere questa parte e eventualmente poi qualche intervento che è presente in sala potrà esprimersi. Prego professore. Buonasera a tutti. Lascio stare i convenevoli e vengo subito al sodo. Però mi permetto di dire che sono ritornato con piacere in questa cittadina che mi ha visto a 20 anni giovane docente nelle scuole elementari di Gagliano del Capo. Sono stato 4 anni prima, un anno nell'edificio climatico dei padri trinitari e poi qua nella sede centrale. Ricordo alcuni colleghi come Mimì Ciardo, che era il segretario, non so se sia vivo, Rodolfo Ferilli insieme con la moglie, Loris Madia, che è stato pure direttore didattico del Gagliano del Capo. E non mi dilungo e vengo subito al sodo. Ho conosciuto Piero il 22 aprile a Trevuzzi, quando insieme con il professore Spericato abbiamo presentato questo volume, lo ricorda professore, gli atti del convegno sull'Unità d'Italia, dove c'è un intervento del professore Spericato, pagina 22-23, come il presidente della Società di Storia Patria. In quel frangente ho parlato a lungo con Piero e dico, ma che fai? Guarda, io nel circolo culturale Galileo, il professore Spericato è stato più volte nostro ospite gradito relatore, dico, mi interesso di storia contemporanea, però relativamente alla seconda guerra mondiale, non vado più in là, è un hobby per me, tant'è vero oggi siamo 8 settembre, no? Non so, 2 o 3 anni fa ho tenuto una conferenza nell'ambito del programma Invito alla lettura e alla conversazione, che prende 5 mesi della nostra attività culturale,
e la ritirata dei tedeschi in Puglia, quando cominciano dal capo di Santa Maria di Leuna, distruggono alcune postazioni antiaeree, due potentissime antenne radio a Montesardo, poi lasciano stare Lecce e Brindisi. Brindisi è ben difesa perché ormai è giunto il re il 9 settembre. Arrivano a Barletta e a Barletta succede una brutta cosa, l'eccidio dei 13 vigili urbani, o meglio sono 11 vigili e due turbini. Volevano anche distruggere il porto di Bari, volevano distruggere, ma sono validamente contenuti dal generale Bellomo, unico generale poi che sarà fucilato come criminale di guerra. Poi questa sarà un'altra storia. E sì, io faccio, dico, un po' di storia così. Dice, che cosa fai quest'anno? Guarda, dico, presento un libro che ho portato qua sui prigionieri italiani nei campi di prigionia alleata, prigionia degli alleati, prigionia dei campi inglesi ed americani, e di Enrico Petacco. Al che dice, guarda che mio padre è stato prigioniero a Iollo. Sì, dico, ah, sì, dico, Petacco ne parla, parla del campo di Geneva, e anche il babbo di Piero parla del campo di Geneva, e Bangalore, anche il babbo di Piero parla del campo di Bangalore, e così nel campo di Iollo, sì, anche papà suo parla del campo di Iollo. Per allargare un po' il discorso, riferisco quello di Petacco. Sentite, a proposito del campo di Iollo, che cosa dice. Prima dell'estate, siamo nel 41, gran parte degli ufficiali italiani catturati nelle battaglie dell'Africa settentrionale, dell'Etiopia e della Grecia e nelle operazioni aeree e navali, circa 10.000, furono trasferiti a Iollo, nella Kangra Valley, sempre in India, dove esisteva un grande campo di concentramento già adoperato dagli inglesi durante la Prima Guerra Mondiale per rinchiuderli prigionieri di guerra austro-tedeschi. Era un mondo tutto diverso da quello lasciato a Ramgard. Si trattava di una vera città del reticolato, situata nell'alto Punjab e circondata dai contrafforti dell'Himalaya, a 1600 metri sul mare. I campi erano quattro, contrassegnati dai numeri 25, 26, 27 e 28, c'era anche un ospedale ben attrezzato, mentre il cimitero era quello del vicino villaggio di Dharmashala, ma sarà ribattezzato con una battuta macabra, Campo 29. Questo era il cimitero di Iollo. Qua è stato il sottotenente Francesco Borrello. Io ho letto il libro, anzi, sono stato fortunato perché forse uno dei primi ad avere tra le mani il libro sono stato io a Trevuzzi. È stato Luca che ha fatto, diciamo, i trade union, no? Tra Piero e me, anche se con Piero ci siamo visti più di una volta. Ho guardato il libro nei vari momenti, nelle varie scansioni, ma un episodio mi ha particolarmente colpito del libro. Pagina 26-27, lui parla di un ufficiale italiano che riceve un colpo di fucile da una guardia indiana, e siccome non è ancora deceduto, il capo posto che cosa fa? Arma di nuovo il fucile alla guardia e dice, guardia, finiscilo, e gli tiene il fucile ben stretto, ben cose di... e arriva l'altro colpo e l'ufficiale italiano muore. Guardate, mi sono sentito qualcosa qua, ma anche perché io pensavo all'affetto dei familiari
che non avranno il loro caro. E sapete perché? Perché anch'io sono stato privato dell'affetto di mio padre, perché anche mio padre ci ha lasciato le penne per gli eventi bellici. Io ho perduto mio padre quando avevo sì e no un anno di età. Mio padre è morto il 25 ottobre, io il 30 ottobre compivo un anno. Per cui ho associato l'uno all'altro, mi sono portato questo magone dentro per parecchio tempo. Mi sono portato finché non ho scritto la storia di mio padre, così come ha fatto Piero, che ha scritto le lettere, cioè che ha pubblicato le lettere di suo padre, il diario, eccetera, eccetera. Io ho scritto la storia di papà mio per i quaderni di Trepuzzi, che il professore conosce benissimo, perché più volte ha scritto per noi nel Circolo Galileo, e ho parlato di lui, ho parlato per riuscire quasi a sublimare questo mio dolore. E devo dire con grande onore, quest'anno l'ANSI di Trepuzzi, Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia, che è intitolata ad Alessandro Carrisi, uno dei caduti di Nassiriya, di cui quest'anno ricorrerà il 10° anniversario, era un mio compaesano, ha voluto pubblicare un calendario con tanti grandi della storia. Bene, in ultima pagina ha inserito la figura di papà mio, facendo un sunto di quello che io avevo pubblicato con i quaderni di Trepuzzi. E mi avvio alla conclusione, non parlerò molto, hanno eviscerato tutto chi mi ha preceduto, solamente un ringraziamento a Piero. Piero, grazie per avermi dato la possibilità di avere nella mia biblioteca questo volume. Devo dire che lo terrò molto caro nel posto d'onore, insieme con il volume che parla di mio padre, là tra le centinaia di volumi della mia biblioteca di storia. È un invito, già l'ha detto qualcuno prima di me, è un libro questo per i ragazzi della scuola, perché attraverso la lettura di questo libro, cito un po' il Foscolo, queste letture accendono l'animo a egregie cose. Grazie signori. Un minuto per favore, un minuto. Signor sindaco, c'è l'assessore? Benissimo, l'assessore alla cultura. Allora, come Circolo Galileo, per conto del presidente professor Salvatore Capodiesi, un piccolo presente dei quaderni di Trepuzzi con gli atti per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Un minuto ancora. E da parte dell'ANSI di Trepuzzi e del suo presidente, sovrintendenze Enzo Mosca, il calendario dove ci sono alcuni grandi della storia, e in ultima pagina quell'umile sergente che è stato mio padre. Grazie a voi. Non ho parole per l'accorato discorso del nostro dottor Donato Renna. Io do subito la parola all'autore, perché dice almeno fatemi dire qualcosa prima di concludere, poi con un piccolo stacco musicale e con il rinfresco a cui voi siete tutti invitati. Prego l'autore, Piero Borrello. Ringrazio tutti i presenti, le autorità presenti, la dottoressa Simona Manca, vicepresidente della provincia, che è dovuta andare via,
il sindaco Antonio Buccarello, l'assessore alla cultura Riccardo Monteduro, il consigliere Davide Bisanti, la dottoressa Luigina Paradiso, che mi ha affiancato con passione per l'organizzazione di questo evento, e tutte le autorità presenti. Inoltre ringrazio il professor Mario Scudicato, Università del Salento, il professor Giuseppe Caramuscio, Società di Storia Patria per la Puglia, il professor Antonio Cataldi, che è dovuto andare via, dell'Università di Roma III, il dottor Donato Renna, Circolo Culturale Galleria di Repuzzi, che ha appena parlato, la dottoressa Anna Mattia Serra, Liceo Artistico Statale Vincenzo Giardo di Lecce, che è dovuto andare via, l'attore teatrale Sandrino Ciardo, che ci ha letto alcuni brani, il maestro di pianoforte Maria Fino, che ha suonato il piano, Gabriella Castrovillari, Vito Verdoscia, e Salvatore Antonio Magaro, che è venuto da Lecce, Rosa Savarelli, Mario Pirelli, qui presente, che è stato grande amico di papà e più volte citato nelle sue lettere nel libro. Il professor Cucuraghi, Istituto Superiore Scienze Religiose di Lecce, che mi è stato di grande aiuto con i suoi consigli e sostenuto fin dall'inizio di questo lavoro e nell'organizzazione di questo evento. Ed infine, non ultimi, ringrazio tutti i presenti, tutti voi. Grazie alla collaborazione e all'impegno spontaneo di tutte le persone che ho appena citato, oggi, nel giorno del 70° anniversario dell'armistizio, si è potuto realizzare questo evento che all'inizio mi sembrava tanto bello quanto impossibile da concretizzare. L'idea di questo lavoro è nata dal mio desiderio di recuperare la testimonianza di papà della Seconda Guerra Mondiale, affinché possa essere conosciuta, facilmente consultata e preservata anche per le future generazioni. Questa testimonianza è costituita da un diario, lettere, documenti e foto che ho raccolto e riordinato in un unico libro, che è uscito in coincidenza del centenario della sua nascita. Io stesso, durante questo lavoro, ho potuto collegare meglio fra loro avvenimenti e documenti, comprendendo meglio i fatti. Man mano che andavo avanti con il lavoro di trascrizione e riordino dei materiali cartaceo, è maturata in me l'idea di farne un libro, perché comprendevo sempre più il valore di questa testimonianza e quindi sentivo il dovere di non lasciarla chiusa in un cassetto, ma di condividerla con gli altri, facendone dono come patrimonio culturale di tutti, che contribuisce alla conoscenza del nostro passato. In questi mesi ho potuto constatare l'apprezzamento e la collaborazione da parte di tutte le persone che ho interessato e di altri che hanno offerto spontaneamente il loro contributo, il loro impegno. Sono stato entusiasta di questa idea fin dal principio, fin dalle prime trascrizioni, le prime impostazioni, consapevole dell'importanza, della responsabilità e dell'impegno che avevo preso, che con sempre nuove idee andava costantemente migliorando, rendendo il mio impegno piacevole e il libro sempre più completo, più semplice e di facile comprensione. Il recupero della memoria, tra l'altro, ha l'importante ruolo sia di favorire il consolidamento di un'identità nazionale fondata su valori democratici, elementi indispensabili affinché le nuove generazioni guardino con serenità e fiducia al presente e al futuro, sia di essere un monito per non dimenticare e non ripetere gli errori del passato, proprio come sta avvenendo in questi giorni. Nel suo diario traspare l'angoscia di chi è costretto ad assistere impotente a tante atrocità, ma anche una straordinaria forza d'animo che lo motivano a registrare gli eventi in un continuo dialogo con se stesso e con i grandi valori che gli infondevano coraggio e fiducia, gli affetti familiari, l'amore in Dio, il servizio per il prossimo e per la sua patria. Questa testimonianza, forte e preziosa, da custodire con cura e da trasmettere ai posteri, evocando gli orrori della guerra, le sue sofferenze, fa riflettere sul caro prezzo da tutti pagato per conquistare un paese unito, libero e indipendente,
garante di tutti i cittadini e che ripudia le odiose discriminazioni di ogni tipo. Attraverso la sua testimonianza di guerra, cioè quella di Francesco Borrello, mi ha fatto piacere che stasera sia ricordata anche la sua persona, da tutti stimata, che contribuì con il suo impegno alla crescita di questo territorio e che ancora adesso in tanti ricordano con affetto. Oggi, grazie a voi, alla nostra memoria e a questo evento, anche i più giovani e le future generazioni potranno conoscere e ricordare la sua testimonianza di guerra e la sua persona. Grazie a tutti. Bravo! Di stare qui. E ora io direi, se non c'è altro, di poter concludere con la nostra stacco musicale. Prego. Ci sembrava una fatica sovrumana e si arrivava su ansanti. Quel giorno non fu così, una sorpresa ci aspettava. Entriamo nei tendoni della mensa e cosa vediamo? Dei tavoli ben apparecchiati con stoviglie finissime, tovaglie e tovaglioni candidissimi, bicchieri trasparentissimi, posate per di più, posate per la frutta. Cosa succede? E questo è uno scherzo. Ma il piatto e il bicchiere smaltato che abbiamo, dobbiamo riportare tutto indietro. Insomma, mangiammo e non ci credevamo ancora. Tutto quel bel di Dio ci sembrava un sogno, dopo lunghe privazioni. Il 19 ottobre 1941. Il vescovo castrense, delegato apostolico dell'India, ritorna, riceve grandi onori da noi, celebra la messa a campo, messa in musica, impartisce il sacramento della cresma ad oltre 300 ufficiali, fa un bello e assennato discorso in italiano, riceve quelli che vogliono parlare e si congeda, dandoci la santa benedizione e augurandoci un presto ritorno in patria. Caro zio, da un mese che non ricevo tue notizie, ma sono sicuro che un giorno o l'altro avrò 4-5 lettere alla distanza di pochissimi giorni. Vi è sempre una successione di posta dopo un periodo di silenzio. Sono molto contento per lo sbalzo che gli alleati hanno fatto in Italia. In questi giorni è stata liberata Cecina, Siena, e sono a 10 miglia d'Ancona. Spero che quando riceverai questa, anche Firenze sia già da un pezzo liberata.
Credo che nei nostri paesi la vita trascorre quasi normale, fatta eccezione alla mancanza di scarpe e vestiti. Se ben ricordo, devo avere in casa un paio di stivaloni quasi nuovi e forse un paio di scarpe. Perché non cercate di tirar fuori delle calzature per te e la mamma? Bisogna superare questo periodo di crisi, usando tutto. Non pensate al futuro, perché non potrà essere peggiore del presente. Abbracci, Ciccio. Zio, giorni fa, come ti ho già detto nella mia ultima cartolina, mi sono presentato alla visita medica per il rimpatrio. Come sai, ora sto benissimo, ma tu mi hai detto di presentarmi ed io, per non avere scrupoli, ti ho obbedito, senza avere nessuna convinzione sulla riuscita. Fino a questo momento nessuno di noi sa il risultato, ma non mi illudo e spero piuttosto che con la fine della guerra, anche col Giappone, finirà tutta questa mancanza di navigno. Sai, mi sono divertito un mondo alla visita. Eravamo più della metà del totale dei prigionieri. C'erano reni mobili, fuori col soffio. Pensandoci bene, la cosa aveva più l'aspetto di tragicommedia. Sono tanti anni che siamo imprigionati e siamo stanchi, annoiati e nauseati che, come dicevi tu stesso, nessuno ne parla. L'unica persona che ha dimostrato di esserci vicino e di comprendere il nostro animo è stato il Santo Padre, e questo è ammesso dai più terribili contrari della Chiesa che vi sono fra noi. Saluti a tutti gli amici e molti abbracci alla mamma e a te, Ciccio. Grazie ancora per la splendida presentazione. Complimenti. Adesso il signor sindaco velocemente consegnerà questi attestati che io passo al professor Caramuscio, al professor Spedicato, alla dottoressa Maria Fino. Se si avvicina qui la dottoressa Maria Fino, consegniamo questo, è un mazzo di fiori che possiamo portare alla nostra bravissima maestro di musica, un mazzo solo, bravissima, grazie ancora, complimenti a tutti. Donato Renna, Circolo Culturale Galileo di Trepuzzi, all'instancabile assessore Sandrino Ciardo, oltre che lettore, e all'instancabilissimo e alla dottoressa Ecco Paradiso, Lugina Paradiso, che vorremmo qui presente, a cui verrà consegnato anche un omaggio floreale. Grazie dottoressa. E dulcis in fundo, ecco anche i testi per la biblioteca, e dulcis in fundo a me stesso. Questa sera vorrei regalare a tutti il libro personalmente.